Okay. Allora, iniziamo con il relatore, il responsabile del primo tavolo di lavoro. Il tema è l'inclusione e l'integrazione, quindi chiamerei Simona Quinto qui a parlare. Eccola qua, le cedo il microfono. Buongiorno e benvenuti. Innanzitutto, premesso che non sono abituata a parlare, diciamo, con un microfono, ma davanti alla mia platea di studenti, questi due giorni, ecco, Silvia ci ha presentato egregiamente, ma ci tengo anche a precisare come è andato ogni singolo tavolo. Sono questi due giorni e questo terzo giorno conclusivo sono il frutto di un lavoro che è nato mesi e mesi fa nel Meetup di Latina in concomitanza e in collaborazione con gli altri Meetup, parliamo sempre 5 Stelle, di Torino e di Verona, perché sono state le prime due edizioni, insomma, negli stati generali della scuola. Non abbiamo fatto altro che riprendere l'evento e portarlo a livello, abbiamo cercato di renderlo il più nazionale possibile, coinvolgendo tutti i Meetup d'Italia e soprattutto insegnanti, genitori, anche dirigenti scolastici e sindacati di vari tipi che si sono mossi e sono venuti fino a Latina e oggi ci hanno seguito qui in Sala Tattarella. Dunque, io mi sono occupata del tavolo di lavoro inclusione e integrazione e ho avuto la fortuna di collaborare con degli insegnanti di sostegno, degli insegnanti curriculari, un genitore, o meglio due genitori, un dirigente scolastico, quindi abbiamo avuto e anche dei sindacalisti che erano insegnanti, che sono insegnanti, e abbiamo avuto quindi questa collaborazione di diversi settori, insomma, del campo dell'istruzione, sia in modo diretto che indiretto. Abbiamo pensato a diverse idee sia sul sostegno e sia su un altro punto abbiamo affrontato, che è quello dei CTP che diventano CPIA, ma soltanto nel Lazio ancora non sono stati attivati, e quindi affrontando queste due tematiche diverse, diciamo, tra di loro, siamo giunti a delle conclusioni su delle modifiche che ci piacerebbe apportare come Movimento 5 Stelle. Quindi più importanza all'insegnante di sostegno, al centro dell'attenzione nella classe e soprattutto grazie alla collaborazione e al suggerimento di un genitore che vive in prima persona la situazione, abbiamo pensato anche ad un'equipe specifica composta da terapeuti e specialisti e psicologi che fungano da supporto all'insegnante curriculare e all'insegnante di sostegno, perché abbiamo analizzato la situazione degli insegnanti di sostegno, noi sappiamo benissimo che c'è questo benedetto fenomeno del burnout che coinvolge un po' tutti e penso anche che l'insegnante di sostegno abbia bisogno di un supporto ulteriore. E questo per quanto riguarda il sostegno. Poi abbiamo affrontato diverse problematiche, ma qui in pochi minuti non si può riassumere. E per quanto riguarda questo passaggio dei CTP ai CPA, ci siamo chiesti quali fossero i vantaggi e quali fossero gli svantaggi. Purtroppo, appunto, nel Lazio non sono stati attuati, quindi ci siamo basati su qualche esperienza di Parma e di Bologna, abbiamo avuto delle testimonianze di insegnanti che hanno avuto questa esperienza a Parma e a Bologna e finora sono state abbastanza positive. Quello che proponiamo per quanto riguarda i CPA, che tuttora i CTP diciamo, hanno luogo all'interno degli istituti comprensivi, però secondo la legge hanno luogo in ambiti diversi, insomma in un ambiente separato per quanto riguarda il rapporto, poi no? Non confondiamo il rapporto tra i ragazzi delle medie o delle elementari con quello che riguarda gli adulti, anche da esperienza diretta come insegnante, spesso e volentieri si è verificato che c'è un incontro, diciamo, tra gli adulti e i minorenni, non lo troviamo tanto corretto questo miscuglio, per cui proponiamo proprio una separazione o all'interno dell'istituto o anche abbiamo pensato di vedere un attimo quali sono gli edifici in disuso da destinare a tale attività. Tutto qui, ringrazio per la collaborazione tutti quanti e i partecipanti al mio tavolo e Silvia Chinienti.